La costina di maiale alla griglia è un classico intramontabile in ogni regione italiana. Chiamiamole costine, costicine, rosticciana, rostinciana, ma il punto è esattamente lo stesso. Anatomicamente parlando, si tratta delle costole di maiale cotte intere o separate sopra un fuoco di legno o carbone. Se volessimo fare un salto al di là dell'oceano e fare un parallelismo da quella che è la cultura italiana e quella del Sud America, o comunque degli stati del sud degli Stati Uniti, ci accorgiamo che la faccenda è parecchio diversa, nel senso che lì le costole, le costicine di manzo sono profondamente radicate all'interno di quel tipo di cultura. È indubbio che da noi manca la cultura del cuocere i tagli di bovino a fuoco lento utilizzando le braci. La stessa cosa non si può dire per l'asado in America Latina. Lì questi costatoni di bovino vengono cotti su dei supporti di metallo in piedi, ben distanti dal fuoco di legno acceso. Il fuoco poi pian piano cuoce lentamente questa carne rendendola estremamente succosa e saporita. Se ci addentriamo nelle differenze tra le tecniche di cottura del costato di manzo e quella del maiale, si aprono degli scenari secondo me interessanti. Sono proprio queste criticità dovute alla cottura che hanno impedito alla cottura del costato di manzo di espandersi nella cultura italiana. Il Texas è una delle regioni chiave del vero barbecue all'uomo americano. In quella regione il costato di manzo è quasi una religione. Rispetto all'asado dell'America Latina, il taglio utilizzato negli Stati Uniti, nel Texas appunto, è più piccolo e più squadrato. Prende il nome di short ribs. Short non perché siano corte, ma perché anatomicamente parlando prende il nome da questo taglio situato all'interno della cassa toracica del bovino, chiamato appunto short plate. Il modello di cottura texano è quello che prenderemo in esame in questo video perché secondo me è molto aderente a quello che è il palato italiano e sono quasi certo che prenderà piede nel nostro paese al pari dell'hamburger e del pulled pork. Vediamo quali sono le criticità di questo straordinario pezzo di carne per individuare il metodo di cottura ideale per cuocere alla perfezione. Che cosa hanno in comune questi due tagli? In realtà poco o niente. Le costine di manzo rispetto a quelle di maiale sono: primo, molto più ricche di grasso; secondo, molto più ricche di tessuto connettivo; e terzo, molto più dure da masticare. Il punto di tutto è che se cotto alla perfezione questo mattone di fibre bovine quasi impossibile da masticare diventa un budino gelatinoso e succulento dal sapore di carne realmente dirompente. La tecnica di cottura al barbecue delle short ribs, per chi non è pratico di cotture lunghe, affumicature, stabilizzazione di dispositivi per tempi prolungati, non è semplice da applicare. Per questo ho pensato di dividere la cottura di questo pezzo di carne in due video diversi. In questa prima parte cercheremo di aiutare chi si cimenta per la prima volta semplicemente spiegando la tecnica di cottura in forno. Una volta comprese le malizie e le difficoltà di questo particolare tipo di taglio di carne, vedremo come applicarle al dispositivo di cottura sulla brace. Partiamo subito col dire che le short ribs non si mangiano né al sangue, né a cottura media, né ben cotte. Per ottenere il risultato perfetto dobbiamo andare molto oltre il ben cotto. Questo perché, come dicevo prima, il taglio è molto ricco di grasso intramuscolare e di tessuto connettivo. Considerate che l'eccesso di grasso intramuscolare, se non quasi completamente sciolto, potrebbe dare la sensazione di masticare una candela di cera di un tabernacolo. Che pirla! Per ciò che riguarda invece il tessuto connettivo, la faccenda è ancora più complicata, perché davvero si rischia di slogarsi le mascelle se non riusciamo a sciogliere questo tessuto connettivo in gelatina. Come si fa a sciogliere il tessuto connettivo in gelatina? Serve calore moderato, tempo e tanta pazienza. Non esiste nessuno stratagemma e nessuna possibilità di velocizzare questo prodotto. Serve davvero tanta pazienza e un bel po' di tempo. Vediamo quindi molto brevemente come cuocere le nostre prime short ribs nel forno di casa. Focalizziamo un attimo il risultato. Vogliamo una crosta esterna croccante, profumata, saporita e sapidina, mentre all'interno vogliamo che la polpa sia molto tenera, molto succosa e molto gustosa. Per arrivare a questo, il grasso intramuscolare deve essere completamente sciolto e il tessuto connettivo deve trasformarsi in gelatina. Adesso che abbiamo visualizzato qual è il risultato ottimale a cui vogliamo arrivare, vediamo di capire qual è la tecnica migliore da applicare per giungere a questo risultato. Abbiamo 5 momenti di cottura distinti da prendere in seria considerazione. Primo momento: ripulitura del taglio, o quello che gli americani chiamano trimming. Il taglio short ribs è solitamente quadrato e può contenere 3 o 5 ossa. Ha uno strato di grasso più o meno spesso da una parte e le ossa esposte dal lato posteriore. La carne si trova sia tra un osso e l'altro, sia sopra l'osso. In mezzo allo strato di carne compreso tra lo strato di grasso e l'osso c'è una pellicola che è chiamata silver skin, che ha l'aspetto del nastro telato, quello che si vende in ferramenta, quello grigio per capirci. Questa silver skin in cottura
non si scioglie. Quindi se vogliamo evitare di avere questo strato fastidioso, dobbiamo avere l'accortezza di rimuovere tutto il grasso superficiale e poi con un coltellino da disosso rimuovere tutta questa membrana. Questa è una scelta personale che può variare in base a mille fattori, dal tipo di carne o anche in base al gusto personale. Vedete voi. Personalmente preferisco lasciare la Silver Skin semplicemente perché non voglio rimuovere tutto il grasso in superficie, primo perché è molto saporito e poi perché mi aiuta a schermare il calore. Dall'altra parte, sopra l'osso, c'è solitamente uno strato di grasso abbondante e una membrana chiamata pleura che serve a tenere insieme il tutto. Anche lì potete decidere se rimuoverla o lasciarla. Io preferisco lasciarla perché da quella parte di solito non c'è carne commestibile e proprio questa membrana, nel caso in cui dovessi andare un po' lungo con la cottura, mi consente di tenere unito insieme tutto il resto. Il secondo momento di cottura è il condimento. Io vi consiglio un misto di sale, pepe, aglio. 2 cucchiai di sale, 1 cucchiaio di aglio in polvere, 1/2 cucchiaio di pepe nero. Non metterei altre spezie in questa fase per evitare di farle bruciare in forno. Questo mix è quello utilizzato di base anche in Texas ed è perfetto perché dà un equilibrio di sapore ideale senza coprire il gusto della carne. Il terzo momento di cottura è il riposo del guerriero. Mettiamo la nostra carne su un recipiente di vetro, spolverizziamo con il nostro mix di spezie, copriamo con la pellicola e lo mettiamo in frigo dalla sera prima. Questa tecnica, chiamata dry brining, serve ad aumentare la ritenzione idrica della carne, che ci aiuterà in cottura a mantenere succulenza. Per quanto si dica che salare prima la carne fa perdere liquidi, in realtà il risultato è poi l'opposto, cioè mantiene molta più succulenza. Il quarto momento della cottura delle nostre short ribs è la cottura vera e propria. Accendiamo il nostro forno di casa a 130-140 gradi, modo statico e modo ventilato è assolutamente la stessa cosa, e preriscaldiamo per bene. Quando il forno è già caldo, prendiamo le nostre short ribs e le mettiamo direttamente sopra la griglia. Al di sotto mettiamo una leccarda con un dito d'acqua che servirà a raccogliere i liquidi in caduta, chiudiamo il nostro forno e lo lasciamo lì, ce lo dimentichiamo, non dobbiamo fare altro che aspettare. Gli effetti che il calore ha sulla carne sono noti e pian piano ne parleremo nei prossimi video. In questa fase vi dico esattamente che cosa accadrà. Nelle primissime fasi della cottura la carne inizierà a bagnarsi, quasi come a sudare, e questo è un processo assolutamente normale. Ad un certo punto questi liquidi spariranno e inizierà a formarsi la crosticina che desideriamo tanto. Proseguendo con la cottura, questa crosticina diventerà sempre più scura e saporita. Nel frattempo la polpa all'interno entrerà in una fase che è quella che ci interessa parecchio, che è la fase di scioglimento del tessuto connettivo. Come facciamo a sapere qual è il punto di cottura perfetto? Semplicemente utilizzando questo, un termometro a lettura istantanea. In realtà possiamo avere solo un'idea del tempo che ci vuole a cuocere le costine, ma individuare il punto di cottura perfetto è possibile solo grazie a questo strumento. Il nostro punto d'arrivo, cioè la temperatura al cuore alla quale dobbiamo portare il nostro pezzo di carne, è 95 gradi. L'unica cosa che dobbiamo fare è inserire la sonda del termometro ogni tanto nella carne e verificare la temperatura. Quando arriviamo ai 95 gradi al cuore, quello è il momento in cui abbiamo raggiunto il livello di cottura perfetto. Fino a quando non raggiungiamo i 95 gradi al cuore, dobbiamo semplicemente continuare a cuocere. Una volta giunti ai 95 gradi al cuore, dobbiamo fare un'operazione che fa tutta la differenza del mondo ed è quella che ci permette di compiere la magia. Una volta arrivati ai fatidici 95 gradi al cuore, dobbiamo compiere un'operazione molto importante che fa tutta la differenza della vita ed è il nostro quinto e ultimo momento di cottura, la fase di rest. È la parte più semplice di tutto il processo, ma è la parte più importante. La cosa da fare è spegnere il nostro forno e dimenticarci la carne al suo interno. Per inerzia termica, la carne lasciata nel forno anche spento inizialmente tenderà a salire di un paio di gradi, dopodiché inizierà a raffreddarsi e a scendere di temperatura. Ovviamente il forno caldo rallenterà questo processo e questo è il momento in cui il tessuto connettivo pian pianino si scioglie e si trasforma in gelatina. È una fase fondamentale. Ricapitoliamo: carne pulita, condita con sale, pepe e aglio, lasciata in frigo dalla sera prima. Il giorno dopo accendiamo il forno, 130-140 gradi. Mettiamo dentro la carne e la lasciamo andare fino a quando non raggiungiamo i 95 gradi al cuore. Una volta raggiunti i 95 gradi al cuore, spegniamo il forno e ce la dimentichiamo lì dentro e facciamo abbassare la temperatura fino almeno a raggiungere i 65 gradi. Poco prima di servirle andiamo a verificare nuovamente la temperatura. Se vediamo e ci accorgiamo che è scesa al di sotto dei 50 gradi, non faremo altro che riaccendere il forno e scaldarle per riportarle alla temperatura di servizio di 50-60-65 gradi. Semplice, no? Un taglio di short ribs grosso così e marezzato così verrà pronto in 3-4-5 ore, ma vi assicuro che l'attesa vale veramente la pena. Provateci e vi garantisco che mangerete le migliori short ribs della vita, almeno fino a questo momento.
Chiaro, no?